Qui nella sede di Porto Sant'Elpidio, denominata Einaudi, troviamo tutti e tre gli indirizzi di studio: professionale alberghiero, con chiaramente le tre vie, diciamo, elettive, poi la cucina, la sala, il ricevimento. Il tecnico economico, che anch'esso ha uno sbocco a livello internazionale con il cosiddetto RIM, cioè il Relazioni Internazionali per il Marketing, con lo studio approfondito anche di tre lingue straniere, e poi il liceo scientifico, declinato nel liceo tradizionale, nel liceo delle scienze applicate e nel liceo del sportivo. Ci siamo accorti fin da subito della valenza formativa che può dare lo sport, quindi come valore aggiunto alla preparazione di un liceo scientifico. Perché scegliere il nostro istituto, frequentare i nostri istituti? Perché siamo accoglienti. Accoglienti non significa che la scuola è più facile, ma veramente cerchiamo la collaborazione con le famiglie e cerchiamo il rapporto sincero, vero con i ragazzi. Sicuramente i ragazzi che frequentano il professionale sono proiettati quasi fin da subito, fin dalla maturità, dopo la maturità, nel mondo del lavoro. Con l'alternanza scuola-lavoro si sono già fatti conoscere magari dalle varie aziende, dai ristoranti, eccetera. Anche il tecnico economico, devo dire, alcuni ragazzi hanno dei buoni sbocchi, soprattutto nella nostra area, nella nostra zona, dedita ancora, insomma, al commercio e agli scambi con l'estero. E molti di loro, però, devo dire, proseguono anche gli studi, come un po' sono costretti quasi a fare i ragazzi del liceo, che però, ecco, avendo una preparazione piuttosto solida, poi hanno veramente dei percorsi universitari di tutto rispetto. Molti nostri ex alunni hanno frequentato, stanno frequentando corsi nelle università più prestigiose, non solo italiane, ma anche straniere. Siamo sede di preparazione di esami Cambridge, siamo sede di esame, quindi di conseguenza facciamo anche certificazioni per la lingua spagnola e per la lingua francese. Organizziamo stage all'estero, stage a full immersion linguistica, quindi ecco, ci teniamo particolarmente a che i nostri ragazzi siano veramente cittadini del mondo.